Fabio, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con Me Tomorrow Live qui su Milanau. 45 minuti, tre quarti d'ora per parlare della Milano di domani. Come sempre lo facciamo partendo da Me Tomorrow. Questo è il Me Tomorrow in distribuzione già dalle 13 in centro a Milano, ma non solo, anche nelle principali stazioni ferroviarie. Lo trovate in tanti locali, lo trovate ovviamente su metomorrow.it. Io vi ricordo il numero di telefono 02 39 35 22 14 per intervenire e inserirvi magari negli argomenti che andremo ad affrontare con l'ospite di oggi, un gradito ritorno, Giuseppe Lardieri, Buongiorno ai telespettatori, buongiorno a te. presidente del Municipio 9 di Milano. Io partirei subito da quella che è, come ho fatto vedere, l'immagine della copertina di oggi, perché abbiamo titolato Disco rotto con questa domanda provocatoria, perché dopo i fatti di Corinaldo abbiamo ritenuto necessario fare il punto anche qui a Milano su quelle che sono il livello di sicurezza, le regole da rispettare nei locali notturni, principalmente quindi nelle discoteche, dove indubbiamente ci sono sì delle criticità, ma ci sono anche degli esempi virtuosi. In particolare, sfrutto subito Lardieri perché potete trovare su MeTomorrow di oggi un'intervista al segretario del sindacato SILB di Milano, cioè l'organizzazione, l'associazione di Confcommercio che riunisce tutti i proprietari e gestori dei locali da ballo, quindi delle discoteche, che ha indicato, oltre Cominardi, Roberto Cominardi, che è anche il titolare dell'Old Fashion, ha indicato come esempi virtuosi di locali dove si rispettano le regole e soprattutto dove sono state scongiurate, anche sono state gestite al meglio, situazioni critiche come quelle che si sono verificate a Corinaldo, quindi vicino ad Ancona, con l'uso dello spray, l'uso improprio dello spray peperoncino, ha indicato in Fabric, Alcatraz e Time, diciamo, tre esempi, tre discoteche dove in casi di quando si sono verificate delle emergenze è stato gestito tutto al meglio per evitare incidenti ed evitare tragedie come quelle che vi abbiamo raccontato nel fine settimana. Lardieri lo sfrutto subito perché l'Alcatraz insiste sul territorio del Municipio 9. È così? Sì, insisto sul municipio 9 ed è vicino proprio dove abito io, quindi la conosco benissimo. Diciamo che quello che c'è dentro sicuramente garantisce, fino adesso io non ho mai sentito nulla di particolare, anche quando è successo qualcosa, diciamo, è stato gestito abbastanza bene, quindi sono dei professionisti, per carità. Poi Alcatraz ha altri problemi, ma non la discoteca all'interno, perché finché sono all'interno non c'è nessun problema. Quello che combinano fuori, poi quando escono o prima di andare, perché arrivano, e questo io posso dirlo con tranquillità perché li vedo, non è che comprano gli alcolici dentro la discoteca, arrivano con i bauli pieni, è terribile, con bauli pieni di bottiglie e bevono tantissimo prima di andare e poi quando escono fanno di nuovo il bis, ma nelle loro auto. C'hanno ma bottiglie e troviamo poi la mattina, troviamo quello che troviamo, via Valtellina, via Stelvio, è veramente un campo di battaglia. Però per quanto riguarda all'interno sicuramente è da apprezzare. Voglio approfittare per essere vicino alle vittime, ai familiari delle vittime, perché per colpa di uno, più imbecilli o non lo so, perché finché non viene accertato, sembra che siano state fermate 3-4 persone. E qualcuno ha emulato anche successivamente. Io voglio fare un appello. Rendetevi conto di quello, un gesto, poi non possiamo dire, ma è una ragazzata, io volevo scherzare. Ogni gesto dove ci sono tante persone messe insieme si agisce come degli automi, quindi per paura si fanno delle cose, si passa sopra anche all'amico. Quindi è molto molto rischioso. Evitate di usare questi mezzi che sono offensivi e difensivi. Sono stati dati questo prodotto al spray al peperoncino, che io parlavo con mio figlio, io personalmente, ma mio figlio che è giovane, dice papà l'hanno fatto anche da noi una sera che mi trovavo in una discoteca, è terribile, quindi ti manca proprio l'aria e vuoi scappare, quindi lo fai istintivamente per la sopravvivenza e poi succede quello che succede. Lì a quel punto poi c'è anche la colpa di chi fa entrare più di un tot persone, perché le regole ci sono, basta rispettarle, poi potrebbe succedere lo stesso anche con le persone, però quantomeno hai tentato di non mettere a rischio la vita delle persone, perché 10 persone in più, 100 persone in più non possono valere la vita
anche di un solo ragazzo, ma anche un solo infortunio. Non... Ricordiamo tra l'altro che giustamente ha citato l'uso improprio dello spray al peperoncino, che in realtà nacque come uno strumento di autodifesa, soprattutto si è per tanto tempo incoraggiato ad esempio all'uso dello spray al peperoncino, comunque di tenersi una bomboletta di spray al peperoncino, si è incoraggiato le donne ad esempio, quelle che viaggiano da sole, quelle che sono costrette a orari notturni, spesso magari sui mezzi proprio di Milano. Proprio per questo motivo, ad esempio, il ministro dell'Interno ha parlato di abuso, Matteo Salvini ha parlato di abuso dello spray al peperoncino, e per quello che mi riguarda ha detto va arrestato chi appunto commette un uso improprio. Io quello che le chiedo, poi chiudiamo magari questo capitolo, è: non si va forse troppo poi nella direzione sempre della linea dura quando scatta la tragedia, come è successo sabato a Corinaldo? E magari si accorge dopo di aver trascurato anche un po' la prevenzione, perché quello che ha detto anche l'assessore Rizzoli della regione, dice va scongiurata un po' l'emulazione. Non a caso vicino a Milano, qui in Lombardia, nelle scuole ne sono successi un paio di episodi subito dopo lunedì, cioè subito dopo i fatti di Corinaldo. Sì, ma quello che sono d'accordo con il ministro Salvini, perché effettivamente non si può mai, non si deve fare sempre tutto in erba un fascio. Se c'è l'imbecille, se c'è l'irresponsabile, questo va punito, è inutile, non possiamo sempre dire colpa della società, è colpa di chi commette questi atti, perché a 20 anni non si può dire ancora che è un bambino, un ragazzino. Mio nipote che ha 6 mesi, allora lui sì, se dovesse fare qualche cosa lo fa inconsapevolmente. A 20 anni devi sapere, qui fa parte della cultura, del parlare in famiglia. Come avevo detto, mio figlio mi ha spiegato alcune cose, perché ne abbiamo parlato, parliamone in famiglia, parliamo con i ragazzi di queste cose, perché poi paradossalmente dai dati, chi ha usato questo prodotto sono state quelle che ce l'avevano per difesa, che si sono intossicate, perché quando hai quella paura a tirarlo fuori, spruzzarlo, molti le hanno spruzzate verso se stessi e poi si sono intossicate. Quindi anche questo, spiegare che come utilizzarlo, quando utilizzarlo e di non farlo mai in luoghi dove ci sono persone, dove ce ne sono tante, perché è veramente pericoloso. Nelle scuole, ma io volevo fare una birichinata. No, non è una birichinata. Allora andiamo a spiegare anche nelle scuole, noi siamo pronti ad andare a spiegare, portiamo, non vengo io perché non sono un tecnico di questo, anche se ho letto in materia, però preferisco che venga uno che può spiegare meglio queste cose. Siamo pronti ad andare nelle scuole a fare come facciamo per la sicurezza, come facciamo per l'educazione civica, lo facciamo anche per questo, proprio per insegnare cosa può succedere l'uso improprio di questi prodotti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono 02 39 35 22 14 per intervenire. Andiamo subito al telefono. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, il signor Zani oggi? No. Senta, io volevo un'informazione, sono una pensionata, siccome che lui si interessa di previdenza, lei non ha la mail del signor Zani? Guardi, deve rifare il numero e le rispondono dal centralino per darle le indicazioni del caso, perché qui allora stiamo parlando di un'altra cosa. Allora faccio lo stesso numero di questo. Esatto, grazie. Grazie a lei. Salve. Ogni tanto succedono queste cose, quindi stiamo parlando di Me Tomorrow, di Milano, e appunto eravamo incentrati sul tema della cronaca dopo appunto i fatti di Corinaldo. Passiamo a un altro tema che è sempre molto caldo e caro ogni mercoledì, Me Tomorrow Live. Intanto quello che vi mostro è il sito di Me Tomorrow. Andiamo sul fantamunicipio perché l'Ardieri è in testa alla nostra virtuosa gara che ogni mercoledì assegna le pagelle e i voti ai 9 municipi di Milano. Il municipio 9 in questo momento guida la classifica proprio con 94 punti, segue il municipio 1 a 92 e il municipio 3 a 90. Municipio 9 che oggi prende un bel 7,5 da parte del nostro Yuri Benaglio. Perché? Perché sul gruppo social I Cittadini del Municipio 9 di Milano un utente ha avanzato un'interessante proposta riguardante il primo tratto di via Imbonati da via Monte San Genesio a Piazzale Maciachini. L'idea implica la revisione della circolazione, che diventerebbe a senso unico in direzione Maciachini, comprenderebbe l'allargamento dei marciapiedi e la piantumazione di diversi alberi, in tutto in un'ottica
di maggior fruibilità e di contrasto all'imperante degrado attualmente presente nell'area. Vado subito dall'Ardieri per chiedergli, è una situazione di degrado quella che descriviamo? Sì, sicuramente è uno dei punti, tutti i giorni facciamo fare fino a 4-5 passaggi all'AMSA e io colgo l'occasione per dire ai cittadini di non abbandonare rifiuti in strada, cerchiamo di amare il nostro quartiere, perché il degrado porta degrado e non fa bene. E noi onestamente, io lo dico con tutta sincerità, proprio tolleranza zero. Da gennaio noi faremo di tutto. Io ho chiesto, abbiamo fatto anche una riunione adesso con la vice sindaco Scavuzzo e assessore alla sicurezza, di fornire, di fare un gruppo misto di ricognizione, ma non usiamo parole che non voglio, semplicemente di monitoraggio, come abbiamo fatto per i giardini durante l'estate con i poliziotti in pensione, più se mi danno un vigile per poter sanzionare o una GEV per poter sanzionare, perché sono stati fatti anche negli anni passati brochure di tutti in 15 lingue. Ho fatto video a non finire per far vedere che c'è una discarica, che non bisogna abbandonare, però vedo che non vogliono sentire. Allora, a chi non vuol sentire, bisogna colpirlo nel portafoglio. Faccio presente a chi ci ascolta che per abbandonare rifiuti in strada ci sono multe fino a 400 euro. Abbandonare o anche un barattolo di vernice o un computer è materiale inquinante, c'è il penale, c'è un processo penale. Non si può scherzare e non scherzerò più su questo fatto qui, perché al decoro del municipio ne ho fatte una scommessa dall'inizio del mio mandato e non tollero. Il nostro municipio deve essere pulito, dobbiamo amarlo e tenerlo pulito e ordinato, perché la raccolta differenziata si deve fare nei caseggiati, non in mezzo alla strada, e non ci devono essere delle persone che pensano che la strada... Perché paradossalmente cosa succede? In questi 10-15 punti, perché poi non sono molti, 10-15, tra via Legnone San Genesio, via Imbonati, via Butti, via i Giardini Pagani, Pedroni, Bernardino da Novate, tutti questi punti dove continuano una continuazione. Io ho più di 4.500 foto dalla mattina alle 6 alle 2 di notte, non mi odiano perché sono dei professionisti e sanno che io... collaboriamo con loro, quindi lo fanno volentieri, mandiamo foto una continuazione e vengono, dico ormai abbiamo raggiunto quasi i tempi di Formula 1, dopo 5 minuti passano a pulire, però paradossalmente cosa succede? Che questo quasi giustifica, dice bene, allora se loro puliscono vuol dire che io lì li posso mettere, non è così, è che io purtroppo non avendo le telecamere che abbiamo chiesto a 2 anni, ad agosto dell'anno scorso dovevano arrivare le telecamere mobili dell'AMSA, ma ancora non le ho viste. A gennaio dell'anno scorso dovevano arrivare le telecamere del comune, che devono servire sia per la viabilità che per questo, non le abbiamo ancora viste per il reato differito. Però allora, perché ci sono le norme, perché qui, per quella, però cerchiamo di accelerare e di vedere, perché noi ci continuiamo a legare le mani con le norme e questi signori fanno quello che vogliono. Allora, se c'è un reato, ma che si faccia qualcosa, cambiamo la legge, facciamo qualche cosa affinché queste persone non facciano quello che vogliono e non fanno diventare il comune di Milano come una pattumiera. Andiamo al telefono, pronto? Sono pronto, volevo dirvi. Buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Maria. Buongiorno Maria, prego. Volevo dirvi, perché non mettete ancora quei bidoni grossi per mettere dentro il vetro e la carta come una volta? Signora, sono stati tolti perché li facevano un uso improprio, come pure quelle della raccolta degli indumenti, li aprono, buttano per strada, ogni giorno siamo costretti a chiamare perché determinate persone che lunedì mattina vengono su una zafira grigia che abbiamo già segnalato e vengono ad aprire tutti i sacchi, specialmente in quest'area, area Bovisa, Affori, Dergano, poi ci sono quelli che aprono questi contenitori che la gente porta, dei vestiti, scarpe per far del bene e poi ce li troviamo buttati in mezzo alla strada continuamente. Una campana di vetro che c'era a Dergan l'abbiamo dovuto far togliere perché era diventato una pattumiera tutti i giorni, come pure i cestini, cara signora. Molte volte l'AMSA oggi mi ha scritto un'altra volta, via Valleggio. Anche qui sono via Corsico, si sente sporco. Certo signora, io sono passato adesso, anche lì. Ma perché... scusi, io noto una cosa, che nonostante le campagne, intanto la ringrazio signora. Grazie signora. Io noto una cosa, poi andiamo in pubblicità, nonostante le campagne che sta facendo AMSA, che evidentemente si è accorta del problema e cerca di sensibilizzare i cittadini, io noto che ci sono cestini
sono sempre più presi come l'indifferenziata, certo, come perché certo. ma sta esplodendo questa cosa, certo, cioè è chiaro che è una questione al di là di decoro, di educazione. Perché però è un fenomeno che vabbè, io vedo nella mia zona, che guarda caso è la stessa del municipio, basta guardare davanti alla banca, sabato davanti alla banca dove abiti tu c'era uno schifo unico, uno che andava a prendere col bancomat, veramente non si poteva stare. Abbiamo chiamato, dopo neanche 10 minuti hanno pulito. Però non possiamo andare avanti così, perché cosa succede? A volte c'è il sacco grosso sopra il contenitore piccolo che sembra pieno, ma sotto è vuoto, perché appoggiano sopra il sacchetto, ma è tutta spazzatura da casa. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, continuate a prenotarvi 02 39 35 22 14, a dopo. Oh, rieccoci, Me Tomorrow Live qui su Milanao fino alle 16. Diciamo che il tema immondizia abbandonata sta animando non solo il presidente Lardieri, il nostro ospite, ma anche i vostri commenti. Vi ricordo questa, la copertina di Me Tomorrow in distribuzione, disco rotto perché siamo tornati in chiave milanese sui fatti accaduti a Corinaldo per fare un po' il punto sulla sicurezza delle nostre discoteche. Ma adesso stavamo appunto parlando di decoro urbano, di rifiuti smaltiti nei modi più corretti e più educati soprattutto. Andiamo al telefono, pronto? Ne abbiamo la possibilità, usiamola, no? Buongiorno signora, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, io sono Adriana, comunque mi pare che sia Stefano quello che conosco io, Margherita o l'altro signore che... No, Cristian, il direttore di Me Tomorrow. Sì. No, la mia è tutta un'altra questione che comunque riguarda al municipio 1. Prego signora, provi, ce lo segnali. Dunque, purtroppo ho una situazione spiacevole da risolvere, è morta mia mamma il 17 novembre, tutti d'accordo, 8 figli che voleva essere cremata e le ceneri portate a casa sua, questo scritto nero su bianco. Io ho un fratello disabile che abbiamo fatto anche un articolo, la musica ci può cambiare la vita. Sì, sul vostro ne abbiamo giornale. Parlato proprio su Me Tomorrow venerdì. Ecco. È un giornale molto bello, me lo sono andata a procurare nonostante la pioggia eccetera eccetera, continuerò ancora. Grazie. E dunque il fatto che questo fratello ce l'ho in tutela io e il giudice, visto che loro entravano quando volevano, quando le pareva, non quando c'era mia mamma anche viva, va bene, comunque sono stati dei figli disgraziati. E questo disabile, cioè io sotto diciamo consiglio del giudice, mi ha detto di cambiare la serratura perché è anche un disabile leggermente mentale, comunque disturbato. E niente, ho cambiato la serratura e questo li ha fatti irretire in una maniera bestiale. Cioè praticamente hanno ritirato l'assenso a portare le ceneri in casa dove c'è già mio padre e mia madre e dove erano già mio padre e mia sorella e dove ci dovrebbe andare anche mia madre, tutto scritto nero su bianco. Ora siamo 4 e 4, quindi se non c'è la maggioranza la mamma cosa si fa? Si palleggia? Comunque un esperto mi ha detto che il comune è molto sensibile a queste cose, che potrebbe fare qualcosa. Perché guardi signora, le posso dire questo, noi abbiamo già interessato della questione anche l'assessore Maiorino, dopo che abbiamo anche parlato appunto a più riprese qui e venerdì scorso sul giornale della vostra situazione. Siamo in attesa di avere anche noi un riscontro da un punto di vista proprio editoriale, redazionale, giornalistico di quello che ci siamo occupati. No, lei sa, mi perdoni, prego. Io non ho dubbi su questo, non ho dubbi, però la cosa è, adesso la questione è che la mia mamma è ancora all'Ambrate dal 18 che è stata cremata, perché questi fratelli disgraziati prima e disgraziati dopo giocano con le ceneri della mamma. Allora com'è possibile che nessuno, la legge non possa fare nulla? Questa è una ripicca.
Non guardi, posso fare nulla, ma Iorino sì che potrebbe aiutarmi. Infatti mi hanno detto che il comune è molto sensibile alla questione di Ripicca, anche perché io ho un telegramma minatorio dove mi dicono io ho chiuso ho cambiato la serratura, non importa se me l'ha detto il giudice, no? Tutelare, perché io sono il tutore di mio fratello. Non possono spuntare lì quando vogliono, quando le pare di nascosto, e fare quello che vogliono. Signora, no, torniamo a metterci in contatto perché proseguiamo su altri temi, però raccogliamo di nuovo la sua segnalazione. Ci teniamo in contatto perché tanto i numeri li abbiamo e ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie, perché io voglio la mia mamma per Natale, la voglio. Grazie, buongiorno, signora. Grazie ancora. Sì, è un caso, l'Ardieri, di cui ci siamo già occupati a più riprese, proprio un caso che ci ha contattato nei giorni scorsi e che abbiamo affrontato anche sul quotidiano, una situazione molto, molto particolare, molto anche brutta da un certo punto di vista. Torniamo al telefono, 02 39 35 22 14, pronto? Pronto, buongiorno, si può parlare di qualsiasi argomento nell'Ente Milano? Prego, provi a fare la sua segnalazione, vediamo se siamo in pertinenza. O avete già un argomento? No, stavamo parlando, siamo ripartiti che abbiamo ospite qui con noi il presidente del municipio 9, Giuseppe Lardieri. Stavamo parlando in particolare di alcuni problemi relativi alla sicurezza e al decoro urbano, partendo appunto dal quartiere del municipio 9. Prego. Comunque niente, il mio è un semplice quesito. Ieri sera ho visto un servizio alla TG3 su Salvini, che è venuto a Milano e ha stanziato alcuni fondi per il prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. Sì. A Monza, non so se è così cosa. Ecco, lo stanno già facendo questo prolungamento con la linea 1. L'anno prossimo dovrebbe aprire Monza-Bettore con il prolungamento verso Sesto San Giovanni. Però non hanno parlato di questa cosa. Sì, ecco, allora volevo avere delle citazioni in merito. Guardi, le dico subito, perché grazie intanto. Noi ce ne siamo occupati su Me Too Morro. La questione è che c'è stato un'assemblea pubblica, un consiglio comunale pubblico alla Villa Reale di Monza, congiunto tra il comune di Monza e il comune di Milano, alla presenza anche del governatore della regione Lombardia Fontana, per il progetto di prolungamento. In questo caso si parla della Lilla, dall'attuale capolinea ai confini tra Milano e Cinisello fino a Monza. L'intenzione, ovviamente, lei sta parlando, l'ascoltatore parlava della linea 1, è chiaro che si collegherebbero altre cinture che non sono esattamente le stesse, quindi un prolungamento della 1 non è lo stesso progetto che metterebbe e darebbe eventualmente nuovi servizi, una nuova infrastruttura ad altri cittadini che stanno in un'altra zona dell'Interland a nord di Milano. Ad ogni modo, si aspetta, il progetto non sarà sbloccato fino a quando non ci sarà uno stanziamento che ammonta a circa 900 milioni di euro da parte del governo, perché i comuni e la regione, Comuni di Milano, Comuni di Monza, la regione hanno detto chiaramente che l'infrastruttura non si può fare soltanto con i soldi che ci sono qui in ambito locale. In commissione bilancio, nella prima lettura della manovra economica, è stato bocciato l'emendamento dalla maggioranza delle 5 Stelle e della Lega. Il ministro Salvini ha promesso, e si vedrà nei prossimi giorni, che nella seconda lettura, quella definitiva al Senato, della manovra economica 2019, ci saranno i soldi per il prolungamento della linea 5, quindi della Lilla, da Milano a Monza. Detto questo, saluto il direttore responsabile di Me Too Morro, Cristian Pradelli. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, bentrovati per questo penultimo appuntamento del 2018, forse anche del 19 e del 20, però insomma comunque vi faccio come dire, sono insieme a voi in quest'ultima parte, ecco, fondamentalmente per fare un po'. Avevi qualche stimolazione per l'Ardieri, visto che abbiamo già parlato anche sul prolungamento? Noi avevamo approvato una mozione proprio da fare una lettera di sensibilizzazione ai senatori affinché ci siano, perché se poi ci lamentiamo dello smog, ci lamentiamo che del traffico, del tempo che si impiega pure per arrivare a Milano, l'ottica della città metropolitana è proprio questo, l'integrazione dei trasporti è una delle prime cose, quindi fare un trasporto su ferro che possa prendere tutta la parte, no, quindi da Monza, Cinisello, quindi un bacino abbastanza popoloso, e portarlo a Milano non è cosa da poco, secondo noi è un'opera che va fatta. Lardieri, proviamo ad alleggerire un attimo le argomentazioni. Aveva proposto di fare, anche lei si era unito, non solo lei, di provare a fare gli obei obei un po' più diffusi. Adesso c'è stata la fiera degli obei obei, come sempre
avviene ormai da diversi anni, si è svolta nel perimetro del Castello Sforzesco, solite polemiche, polemicucce sulla qualità degli espositori, su abusivi, non abusivi, sui controlli, sul traffico, tutto quello che volete, però noi avevamo fatto anche un sondaggio e tanti rivorrebbero gli Obey Obey dove erano, quindi vicino alla Basilica di Sant'Ambrogio. Lei aveva proposto facciamo una fiera più diffusa, il comune ha risposto stanno, non solo quest'anno, per un bel po' di anni rimarranno al castello. Vogliamo ritornare un pochino sulla proposta che aveva lanciato? Allora, per quanto riguarda, io insomma sono 40 anni ormai che sono a Milano e mi ricordo quando si andava in Sant'Ambrogio, quelle, cioè, erano delle strettoie, non riuscivi a tornare a casa che non avevi visto proprio niente, parliamoci chiaro, quindi secondo me il fatto che l'abbiano fatto al castello è sicuramente meglio, perché anche lì c'era poca possibilità di vedere. Poi diciamo che una volta si andava alla fiera degli Obey Obey dove si trovavano delle cose caratteristiche, dove si facevano i regali di Natale, oggi è un po', è il clima cambiato, la maggior parte fanno arrivare tutto con il Corriere, quindi su internet, e vai, sono andato sia al castello, quindi agli Obey Obey, poi sono andato al Duomo, però prima del castello e del Duomo i primi mercatini che sono stati fatti in Gauland, in zona 9, vedo che ne parlano poco, dicono poco, l'albero oltre quello del Duomo che è più alto, il nostro di 15 metri che abbiamo fatto in collaborazione con Esselunga, esatto, sì. È stato, però poi vedo che ne parlano poco, ho visto dei trafiletti proprio appena appena. La pista di ghiaccio, insomma, c'è il gospel, peccato che poi è venuta la pioggia, ma anche, c'è stato anche un bel gospel la sera quando abbiamo acceso l'albero, i mercatini sono belli, in Gaulendi c'è un pienone tutte le sere, la pista di ghiaccio per divertirsi, quindi poi si somigliano un pochettino tutti, allora Gaulendi, Duomo, Obey Obey intorno al castello, i luoghi sono tutti e tre belli, caratteristici, ognuno con le proprie peculiarità, e la gente va dove vuole, spesso ho incontrato persone che le hanno girate tutte e tre, una volta si andava a Bolzano, oggi poca gente va più in Trentino oppure da qualche altra parte perché ce l'hanno qui, oltretutto quelle casette arrivano da quelle parti. Ormai devo dire che è anche migliorata la qualità. Però la qualità c'è, quindi ognuno deve scegliere, poi di farlo noi volevamo farlo in giro per tutto il municipio. Il problema qual è? Che quello che a me piacerebbe fare deve incontrarsi poi con l'interesse dell'operatore. L'operatore va dove guadagna. Cioè, o diciamo, noi ci mettiamo dei soldi per farli fare, cioè gli diamo i soldi per farli fare, pur di verificare di farli in periferia, perché li abbiamo fatti, il primo anno li abbiamo fatti per esempio un'associazione, li ha fatti ad Affori, sì. E ad Affori purtroppo poi non ci andava, non trovava gli operatori, ci andava poca gente. Andiamo al telefono 02 39 35 22 14, pronto? Buongiorno. Si chiama? Sono Carlo, la saluto. Prego. Posso chiedere al dottor Lardieri una cosa? Dica. Visto che è presidente del municipio, lì c'è una situazione incresciosa riguardante il killer del parafango. Ah, sì, certo. A che punto è questa soluzione di un problema che sembra talmente banale, ma rispecchia un po' la crisi della politica? Sì, spieghiamo un po' quello che succede. Facciamolo finire. No, a lei. Sì, sì. Spieghiamo semplicemente un po' quello che succede, perché praticamente c'è questo. No, ma me ne sono occupato in prima persona e l'ho risolto. Esatto, questo personaggio che va bene. In giro praticamente con la chiave o non so. Perché con no, la chiave, ma mi voglio soffermare sull'ultimo. Scusate. Te lo riassumo subito. Adesso ti spiega subito. No, però voglio partire dalle ultime parole. Questo spiega la crisi della politica. Allora, se questo spiega la crisi della politica, ne vado fiero di fare politica, perché la politica insieme ai cittadini, quindi la politica sana. Parto dal basso per far spiegare. Va bene. La politica sana, con la collaborazione dei cittadini, incanalata nel giusto modo, la collaborazione con le istituzioni, perché io non sono andato su Facebook, su a destra e a sinistra, a fare semplicemente togliamo questo, ammazziamo quello, andiamo a strisciare la notizia. No. Io ho detto abbiate fiducia nelle istituzioni, ho avuto una collaborazione col questore, con i vicequestori, quindi con le forze dell'ordine e abbiamo risolto il problema. Cosa è successo? C'era un signore
un iracheno di 36 anni, che sono 2 anni che stava sul nostro territorio e si divertiva a tirare il calcio ai parafanghi delle auto. Ah, ogni calcio al parafango delle auto costava dalle 480 alle 600 euro, come, perché mi sono fatto mandare dei preventivi. I cittadini hanno raccolto, signora Brugnatelli, che saluto, che siete da fare, con Bianchi, tutti questi signori, ho detto, raccogliamo le denunce, perché dire soltanto le cose, poi quando si va davanti al giudice, le chiacchiere stanno a zero. Allora, loro hanno raccolto le denunce, hanno presentato in tribunale queste denunce, io le ho mandate al questore per dire le denunce ci sono, anche perché dicevo a tutti mandatemi altre denunce, con Luca Levati, col direttore di Radio Lombardia, lo stesso abbiamo collaborato, mandatemi, che non conoscete, che ho detto mandatele le denunce, in modo, questo a che cosa serve? Prima di tutto per fare la mappatura di dove si muove, secondo possono andare a visionare le telecamere e dire sì, in effetti, perché sennò io posso sempre dire che sei stato tu, ma ti ho visto? No. E come si è risolto? Perché devo si è risolto che la polizia l'ha preso, dopo che l'hanno identificato già 2 o 3 volte, sia la polizia locale, sia la polizia di Stato, sia i carabinieri, l'hanno preso, adesso è mandato a un bel po' di chilometri da Milano in un centro in attesa di rimpatrio. Bene, situazione momentaneamente risolta, andiamo in pubblicità e torniamo per l'ultima parte di Me Tomorrow Live. Continuate a chiamare 02 39 35 22 14. Questore. Rieccoci, ultima parte di Me Tomorrow Live qui su Milanao fino alle 16, ma ovviamente ultima parte di trasmissione qui in TV, ma trovate Me Tomorrow in distribuzione, questa è la copertina di oggi. Vi ricordo, la distribuzione di Me Tomorrow avviene tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13, in Duomo, in San Babila, in Corso Buenos Aires, in Corso Vercelli, Piazza Wagner, Piazza Gaia Ulenti. Lo trovate poi dalle 17 anche a Lambrate, quindi a stazione ferroviaria di Lambrate, Porta Genova, Garibaldi, stazione centrale e stazione Cadorna. Inoltre, ormai sei visto. Posso dire di essere un vostro affezionato lettore? Assolutamente. Mi arriva e lo leggo continuamente. Soprattutto perché, l'abbiamo detto prima, col fantamunicipio è da settembre che il municipio 9 è in testa e sembra che non si schiodi, insomma. Ci fa molto piacere, ha diminuito un po' il vantaggio, devo dire, sì, però in testa in testa sul 7, quindi diciamo che è quasi campione d'inverno l'Ardieri. Beh, ci siamo. Ho detto che dobbiamo sporare il 100 adesso. Io volevo fare una panoramica veloce sul sito mitumoro.it a proposito di fantamunicipio, perché abbiamo detto del voto ancora una volta alto, il più alto della settimana, al municipio 9, 7,5 per la proposta su via Imbonati, però andando dal 9 salendo verso l'1, municipio 8 prende un 4,5 sulla situazione del Palasciarpe, che è stata oggetto anche di un'interrogazione del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Fabrizio De Pasquale, che ha chiesto appunto alla Giunta di riferire di progetti di recupero eventuali o comunque di una situazione che vede ormai un livello di sicurezza molto basso e episodi di spaccio e degrado che sono documentati all'interno e all'esterno della struttura. Il sindaco Sala ha chiesto agli assessori competenti Scavuzzo e Maiorino di affrontare la questione, terremo anche noi monitorato. Municipio 7 che ha preso 7 per l'intitolazione a Ermanno Olmi del centro giovani di Comunità Nuova in via Forza Armate a Baggio, intitolato appunto al grande regista. Comunità Nuova, ricordiamo che è la realtà sociale di Don Gino Rigoldi, possiamo annunciare che, salvo sorprese, Don Gino sarà ospite proprio qui a Me Tomorrow Live mercoledì prossimo per l'ultima puntata prima di Natale. Municipio 6 che prende 6,5 perché è a corollario della mostra su Banksy allestita al MUDEC, TV Boy, che è un altro degli artisti più noti della street art, ha contribuito con 2 murales sempre in zona Tortona. Municipio 5 che ha preso un 5 per una serie di blitz notturni ovviamente non autorizzati all'istituto Steiner di via San Dionigi, macerie, nastri bicolori, insomma un degrado della struttura, ma non solo, perché evidentemente ci sono state anche delle occupazioni abusive. Voto 5 anche al municipio 4, ogni domenica in Viale Puglie si ripete la stessa identica scena, decine di venditori abusivi rivendono accanto a quelli con licenza pezzi anche rubati, attirano i milanesi incuriositi, la polizia locale si limita a qualche sporadico blitz in attesa della successiva domenica di tollerata anarchia. Qui la questione è stata sollevata dal presidente del municipio 4, Paolo
Paolo Guido Bassi. Municipio 3 che ha preso 5,5 su una questione di villette Exaler nel quartiere del Sarto, quindi siamo in città studi, 6,5 alla Maggiolina, al Municipio 2 per un nuovo progetto in cui il cantiere dovrebbe partire la prossima primavera, lavori nei pressi di Piazza Carbonari, costruzione del nuovo grattacielo di 86 metri, 25 piani e più di 100 appartamenti, verrà pronto, se tutto va bene, nel 2022. Infine, il voto 6,5 al Municipio 1 perché è arrivato il via libera del Comune di Milano al progetto del gruppo Ferragamo, che ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo polo del lusso nell'ex seminario arcivescovile. Ricordiamo, qui siamo in pieno quadrilatero perché siamo tra Corso Venezia e via Sant'Andrea, quindi nel tratto più vicino a San Babila c'è un importante progetto di recupero. Si parla tanto ovviamente nel fantamunicipio di sicurezza. Chiedo una domanda all'Ardieri: se dovesse, cercando di essere il più imparziale possibile, se dovesse dare un voto al livello di sicurezza che c'è nel suo quartiere, che è anche ad alta concentrazione multietnica o multiculturale a seconda di come vogliamo definirla, dare un voto così complessivo, cercando di essere il più imparziale possibile. Sì, no, ma io sono imparziale, come ho sempre detto, non ho mai giudicato il mio municipio un municipio da far paura come qualcuno vorrebbe far credere. Ci sono i problemi, sono sotto gli occhi di tutti, quello che è successo a Comasina, quello che è successo in Abruzzano, quello che c'è in Imbonati, quello che questo, diciamo, le zone un pochettino più calde. La Polizia di Stato sta facendo un ottimo lavoro, quindi noi abbiamo fiducia nelle forze dell'ordine, nei carabinieri, nei vigili urbani, che lavorano anche loro, hanno fatto adesso un maxi sequestro di hashish l'altro giorno. Insomma, stanno lavorando tantissimo. Io ho fiducia in loro e sono convinto che per me è un municipio da 8, non da 4 come qualcuno vorrebbe far credere. Poi bisognerebbe fare tanti piccoli, perché poi sulla 90, sui mezzi di trasporto, 90, 91, 92, la 82, i borseggiatori, i piccoli furti, e lo spaccio a un minuto, questo c'è, non si può negare, è su questo che noi dobbiamo andare a lavorare, chirurgicamente, ma sono convinto che si può fare. Torniamo al telefono, 02 39 35 22 14, pronto? 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 Non è pronto. Sono De Rosa, che abito in via Bolla, in Galatese, a parlare di tutto, ma fuori di qua, di via Bolla. Via Bolla? Via Bolla dall'altra parte. Sì, a parlare di qua, a parlare di là, di tutti i zingari che hanno occupato le case. È tutto il marciume assaltato qua. Sei i zingari che occupano le case in via Bolla. Da quanti anni lei vive in via Bolla? Da, io sono entrato nel 83. Sì, ma da qua... Dall'83. Dall'83, ok. E quindi vede... Sì, prego. Io per avere la casa popolare, sì, abitavo una casa con il gabinetto fuori. Sì, e ho passato mai dalla casa popolare. Io mi sono messo in coda tutti i regoli. Io quando sono venuto qua in via Bolla, le persone già occupavano, e quelle che hanno occupato l'ale l'ho fatto il contratto. E queste, poi quelle che gli hanno fatto il contratto si sono venduti la casa a Umma, a un certo punto è la storia che va avanti sempre così. Io non sono entrato nel 83, lei si figura? No, allora, ma qua, sì. Qua per il quarto giorno abita a case minime, pagando 4.000 lire al mese. Quando gli hanno dato la casa qua, loro volevano pagare sempre 4.000 lire al mese. Alzano sempre una menata qua, sempre un marciume. A bocche soccupate, qua non si capisce niente. Grazie. Lei ha parlato, però di via Bolla lei non parla proprio. Ma via Bolla non è nel municipio 9, esatto, stavamo parlando, grazie, del municipio 9. Grazie. Non è del, esatto. Poi anche nel municipio 9 ci sono le occupazioni, ci sono abusive, sue, certo. E ci sono casi come questi, non proprio come via Bolla, ma ci sono anche questi casi qua anche da noi. Sì, comunque le case abusive restano uno dei grossi temi mai risolti, evidentemente mai risolvibili di questa città, perché non è che c'è mai una diminuzione, ma c'è sempre un aumento, quindi evidentemente si continua a edificare, ma ci sono sempre, ci sarebbero sempre tante, come dire, tante cose prima da risanare. Andiamo al telefono, ultima chiamata che riusciamo a prendere in questa puntata. Pronto?
Buonasera, voglio farvi gli auguri. Ma... Buonasera. Grazie. Ricambiamo. Larghieri, lei ha detto 2 minuti fa di fare che ci sono delle cose da migliorare. Sa da dove la sto chiamando? Non posso. Dalla linea 91. L'ho appena nominata. Non le lascio immaginare com'è in ci queste saranno, ore la linea 91. Ci saranno anche i poliziotti là sopra. Ne parlavamo ma con... ancora non li ho visti, spero di vederli. Sì, anzi, ce l'ha appena detto il vicequestore, quindi io ci credo. Speriamo, perché ce n'è la necessità. Perché la gente è stanca. Alla ecco, ci spieghi, sì, io la prendo. Ci la... spieghi in un minuto. Dai tempi dell'università la prendevo. Che lei... Grazie, caro. No, aspetti un attimo, aspetti. Sì. Lei ci spieghi in un minuto che cosa sta vivendo in questo momento sulla 91? Cioè, ci dica quello che sono c'è. Sono anziani in piedi. Sì. Ci sono, vabbè, solo extracomunitari. Di quelle persone che sono salite, solo due hanno fatto il biglietto. Sì. Sì, c'è una situazione pazzesca. Cioè, io mi ricordo da ragazzino quando avevo i pantaloni corti che andavo all'oratorio, era così. Sono passati 50 anni e non è cambiato niente. Ma quindi lei lo dice, mi scusi, in questo momento? No, per un assolutamente, non ce l'ho con la polizia. Larghieri lo conosco, no, una persona no, come dico tanti... lei, non no. ce l'ho, non mi faccia... Non voglio essere interprete della rancorosità di questo paese. No, ma non ho detto niente, aspetti. Lei lo dice per un discorso, dico, di sicurezza nello specifico o lo dice, per un motivo in questo momento di sovraffollamento che c'è sulla 91? C'è un motivo di sovraffollamento, però... è sempre il solito discorso, cioè non si solo. Può scaricare sulla collettività le inadempienze di una e le carenze di una classe politica e dirigente che in questo paese veramente lascia quanto desiderare. Cioè qui si tratta sempre, poi chi viene colpito sono gli anziani, i ragazzi e la giunta comunale cosa fa? Aumenta il biglietto a febbraio. Stavo arrivando a quello che mi preoccupa, il fatto dell'abusivismo sui mezzi, cioè di gente che non paga il biglietto, mi preoccupa perché sarà più caro e ci sarà gente che sarà ancora saluto, più complimenti ancora ragazzi. Grazie. Salve, grazie, auguri. Ciao. Grazie, grazie, tanto. Grazie. Oltre all'abusivismo c'è un problema proprio di furti sulla 90, 91, 92, 82. Ci sono problemi anche di furto, di minacce. Ma allora, di questo ne specialmente abbiamo anche, la sera. Allora, di questo ne abbiamo anche parlato più riprese, perché comunque giustamente non è il primo cittadino, dico quello che ha chiamato adesso, piuttosto che lei come presidente di municipio, che solleva questi temi. E molto spesso ci siamo anche sentiti rispondere e raccontare che l'ATM è un'azienda florida che fa utili e tutto, poi ce l'hanno raccontato anche l'altra sera, però dove li investiamo? Cioè, chi è che viaggia, chi è che viaggia su effettivamente vede che poi su 50 sono solo due, e io sono uno di quelli che il biglietto lo paga, faccio l'abbonamento pagato da me, non pagato dal comune. Molto bene, allora noi vi ricordo che torniamo mercoledì prossimo dalle 15.15, dovremo avere ospite Don Gino Rigoldi per una puntata prenatalizia. Io ringrazio ancora una volta Giuseppe Larghieri, presidente. Grazie a voi e buon Natale. E buon Natale, assolutamente. Il direttore responsabile di Me Tomorrow, Cristian Pradelli. Grazie per Maurizio De Rienzo. E vi ricordo Me Tomorrow in distribuzione nei punti che vi abbiamo raccontato, nelle stazioni ferroviarie dalle 17, seguite anche metomorrow.it.